Ciao mondo, oggi sono tornata con un nuovo video. In questo video faremo un esperimento. Visto che in questo periodo sono così fissata con gli illuminanti, li cerco anche magari più strani. E ricercando ho trovato un illuminante arcobaleno. La marca che li vende si chiama Bitter Lace Beauty. Prima aveva una pagina su Etsy, infatti sono tutti illuminanti handmade, quindi ce ne sono strapoche, costano stratanto. Ora ha un sito dove li vende proprio suo. Uno sono sempre sold out perché essendo fatti a mano ci vuole sempre tantissimo per ristoccarli. Due, non so se spedisce in Italia perché tutte le volte che ci provo sono sempre sold out e quindi non riesco a vedere. Tre, il costo è veramente elevato per una piccola cialdina. Quindi mi sono detta, perché non provare a rifarlo a casa, cioè nel senso con magari qualcosa che si può trovare più facilmente. Quindi farò l'esperimento con la mia 120 colori e cercheremo di avvicinarci il più possibile ai colori del prisma highlighter. Questo qua appunto è l'illuminante che di solito viene prelevato con un pennello di questo tipo, un flat bucky comunque per contouring, prelevato strisciando e se si striscia sullo zigomo alto appunto risulta l'effetto arcobaleno. Se invece si mischia tutto risulta un illuminante dorato. Comunque possiamo notare l'effetto su Jeffree Star ed è fantastico questo illuminante, mi piace tantissimo. E quindi proveremo a riprodurlo. Non so che cosa possa uscire, non so quanto bello possa uscire. Devo provarlo a riprodurre con queste tre cosine, con la 120 colori appunto per i colori di base, un illuminante a base più gialla per i colori caldi e un illuminante a base, questo qua è un ombretto di NYX, tipo sull'azzurro ghiaccio, quindi a base freddissima per i colori un po' più freddi, tipo l'azzurro, lilla e il verde. Quindi armiamoci di pennellino. Questo qua è quello di Real Techniques. È la prima volta, tra l'altro, che lo uso per applicare l'illuminante, ma vedo che tantissime persone lo usano per quello. Io lo amo per il correttore. Se no, va bene anche un pennello da sfumatura qualsiasi, secondo me è molto molto comodo perché è piccolino. Il primo è un rosa palliduccio, quindi secondo me questo è perfetto, questo colore qui, questo rosa pallidino, che tanto poi è un po' anche salmonato, però se lo mischiamo appunto con un salmone arancione dopo si crea quell'effetto. Quindi comincio prima di tutto con questo rosa. Il secondo colore è un arancione salmoncino, quindi secondo me questo qua è perfetto, ci si avvicina tantissimo e vado anche sopra il rosa appunto per dargli anche un po' di salmonato anche al rosa. Ora passiamo al giallo, secondo me un mix di questi due è perfetto perché è chiaro, un giallo pastelloso, ma è bello acceso, quindi secondo me questi due stanno benissimo. Al verde, secondo me questo qua che mi hanno consegnato spappolato sarebbe perfetto per quel verde. Ora passiamo invece a questo azzurro carta da zucchero che secondo me è veramente preciso. Ovviamente, ragazzi, non preoccupatevi se non sono luminosi, appunto perché andremo successivamente a fare la parte da illuminante. Ora passiamo all'illino che appunto preleverei questo qua, ma poco 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 perché è molto chiaro come lilla e mischiato appunto con un po' di bianco. Questi due facciamo un leggero leggero lillino. Questo è l'effetto solo con gli ombretti, quindi senza essere luminoso perché non ho nessun tipo di luminosità adesso, sono ombretti abbastanza opachi o comunque senza brillantini. Forse ho esagerato un po' perché l'ho fatta un po' bella spessa, magari le righe se le volete rifare fatele un po' più sottili perché è diventato più un contouring più che un highlighting. Però ora passiamo ad illuminare. Prima di tutto prendo Plastic della Nive Cosmetics che è appunto questo illuminante giallastro, è perfetto per i colori più caldi e appunto con un pennello da illuminante, io amo questo qua di Essence. Ci passo sopra e passo sopra ai primi tre colori che sono il rosa, l'arancione e il giallo. Poi passo a quello freddo. È la prima volta che provo questo ombretto qua come illuminante, però mi sa che è veramente una bomba. Appunto questo lo porto sugli altri tre colori sotto.
Diciamo che luminose siamo abbastanza luminose e arcobalenose siamo abbastanza arcobalenose. Somiglia un pochino, forse l'avrei fatto un pochettino più stretto, però beh, è stata una prova, quindi ci sta anche sbagliare, appunto. L'avrei fatto un po' più stretto e magari un po' più calcato sopra o un po' meno sotto, insomma, più bilanciato, no, tra i due colori. Ovviamente la parte con i colori più freddi si vede di più, ma ovviamente, cioè, è così anche nell'illuminante. Forse avrei calcato di più la parte sopra, però l'idea di mettere due illuminanti diversi mi è piaciuta tantissimo, appunto mi piace questo effetto. Poi ovviamente potete personalizzarlo come volete voi, visto che sono ombretti vostri, quindi potete decidere voi il colore. Io ho provato a farlo più simile possibile all'originale e mi raccomando, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, appunto, dove provo a imitare cose particolari che appunto ci sono solo in America o solo su internet. Proverò a farne altri anche su altre cose che, se volete, ovviamente potete consigliarmi giù nei commenti. Appunto, mi informerò, cercherò di farlo magari a modo mio, a modo con dei prodotti che si possono trovare anche qua in Italia. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e con un bel pollicione in su, ed iscrivetevi al canale anche per non perdere i prossimi video. Mi raccomando, giù in info box trovate tutti i miei social network dove potete cercarmi con Jojo Makeup, oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un mega bacione. Ciao!